Questa mattina sono arrivata nella zona veronese del Lago di Garda, dove si produce l'olio d'oliva Veneto e Valpolicella DOP, e siamo andati nella tenuta Fontanara, dove c'è un frantoio e anche una coltivazione di olivi. Dai Gloria, dobbiamo finire di raccogliere le olive, ci dai una mano? È venuto a prendermi Nicola, uno dei ragazzi che lavora per questa azienda, e mi ha portato proprio nel campo di olivi dove si stava svolgendo la raccolta appunto delle olive, e mi ha chiesto di aiutarli e ero molto felice perché ho sempre voluto provare la raccolta delle olive. E appunto quando siamo arrivati mi ha mostrato un attimo molto semplice in realtà cosa fare con questo strumento che si chiama l'abbacchiatore, che è come un pettine, quindi me l'ha dato e fa una vibrazione, ti vai a praticamente pettinare come i rami dell'olivo e li scuoti e le olive cadono. Di sotto c'è la rete appunto che raccoglie le olive. Fine, quando abbiamo buttato giù quasi tutte le olive, abbiamo ritirato sulle reti, così le olive si univano e le abbiamo portate al frantoio. Una volta arrivati nel frantoio, Nicola mi ha mostrato tutti i procedimenti della lavorazione dell'oliva fino a quando appunto diventa olio d'oliva. Il lavoro nel campo l'hai visto, qui comincia l'attività di frantoio e la lavorazione delle olive. Qui avviene la defogliazione, dove si separano rami e foglie dall'oliva. Questa è la vasca di lavaggio con il suo nastro. E poi da questa tramoggia l'oliva passa nel frangitore, dove viene macinata. La fase successiva è quella della granulazione, che è il passaggio più lungo, dove l'oliva resta dentro per circa 20-30 minuti. Gli ultimi passaggi prevedono il passaggio nel decanter, dove si separa la fase solida dalla fase liquida, quindi acqua ed olio, per poi finire nella centrifuga, dove si separa appunto l'acqua dall'olio. Adesso aspettiamo qualche istante e vedrai uscire l'olio. L'ho visto proprio uscire ed era profumatissimo, mi ha proprio stimolato l'appetito, solo l'odore. Dopodiché ci siamo spostati nell'area degustazioni e ho assaggiato proprio quell'olio d'oliva freschissimo, non filtrato. Questi sono alcuni dei nostri prodotti, tra cui le varie linee di olio. Abbiamo una linea classica, più delicata, adatta a tutti, una linea più fruttata media, il nostro biologico, la linea DOP, e questo invece è quello che hai visto uscire prima dal frantoio. Noi lo chiamiamo primo ed è un non filtrato. Ora lo andiamo a assaggiare. E mi ha spiegato un attimo come va degustato, appunto nel bicchiere, tenerlo con il palmo della mano e soffinarlo per scaldarlo un po', in questo modo da attivare tutti i principi, tutti gli odori di quest'olio. Poi l'ho assaggiato, anche lì un profumo assurdo, veramente buono, e quando appunto l'ho bevuto, dopo pochi secondi si sentiva proprio un pizzicorio come piccantino che non avevo mai provato con altri oli. È stato molto interessante, si è attivato l'olio d'oliva
che può essere usato non solo in termini di alimentazione sul cibo, è totalmente un elisir di salute e bellezza. E come dicono qui all'azienda Fontanara, buon olio non mente.